cari spiriti liberi, ben trovati nel nostro appuntamento quotidiano con Tea, ore 21, stiamo insieme con gioia e con amore, ben arrivati, mi fa tanto piacere vedervi qua insieme a me per un bellissimo momento sacro insieme. Iniziamo come al solito con i nostri sacri mantra che ci aiutano a stare bene, ci aiutano a sentirci in buona salute, in pace mentale, e ci danno quella lucidità necessaria per vivere al meglio in questo mondo materiale, sempre più consapevoli della natura transitoria di questo mondo fenomenico materiale, questo universo in cui siamo momentaneamente in visita. Vorrei chiedere a ognuno di voi di mettersi comodo e iniziamo insieme a ripetere questi mantra che ci fanno tanto tanto bene. E come avete sentito, sono partita con il Maha Mantra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ti chiedo di cantarlo insieme a me. Inspira, espira. Ripetiamo insieme un mantra che ci aiuta nella fortificazione di noi stessi. Questa è la forza che libera e che porta via ogni negatività. Quindi insieme ripetiamo questo bellissimo mantra che è Om Hari Om. Pronti? Thank you.
Questo mantra vuol dire: mando il mio amore e la mia buona energia a tutti gli esseri viventi del pianeta Terra e di tutte le altre dimensioni, quindi possano tutti gli esseri in tutte le dimensioni essere felici. Questa è la traduzione di questo mantra che sto cantando adesso e che ci rende più forti nella nostra missione personale, perché ognuno di noi ha il compito e nella sua modalità, attraverso i suoi talenti, attraverso le sue buone qualità, di portare armonia in questo pianeta e in tutte le altre dimensioni che ci sono oltre alla dimensione materiale. E questo mantra ci aiuta ad avere quella forza spirituale di portare a compimento questa missione personale che ognuno di noi ha. Attraverso che cosa? Attraverso la conduzione di una vita in sintonia con i principi del Dharma. Il Dharma è la nostra vera natura, la nostra natura spirituale, e vivere secondo il Dharma vuol dire essere in sintonia con tutti gli esseri, quindi fare in modo che il nostro agire sia per il bene di tutti gli esseri. Più tardi vi leggerò ancora meglio la definizione di Dharma. Questa sera approfondiremo questa parola Dharma, cosa vuol dire, che cosa sta a significare, e applicare il Dharma cosa crea nella nostra realtà. Quindi, per prepararci al meglio a questa bellissima serata insieme, ripetiamo insieme il mantra Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Pronti? Sukhino Bhavantu.
Om Shanti, cari spiriti eterni, cari spiriti liberi, bentrovati anche questa sera per una nuova puntata con questa nostra trasmissione energetica così bella, speciale, unica che stiamo creando insieme e mi fa tanto piacere essere stasera con ognuno di voi come quasi ogni sera e mi fa tanto piacere che siate sempre così numerosi. Oggi mi piacerebbe approfondire insieme a ognuno di voi che cos'è il Dharma e mi piacerebbe leggervi un estratto dal mio libro Tea, la conoscenza spirituale dello yoga, in cui c'è una bellissima spiegazione di questa parola che sicuramente riguarda lo yoga. Molti di voi avranno ascoltato, sentito la parola Dharma con la D di Domodossola, Dharma, e si chiedono che cosa voglia dire, nella sua interezza, nella sua profondità, perché deve essere una parola veramente importante dato che l'abbiamo sentita così spesso. E anche per chi conosce già il significato di questa parola, penso che approfondire ulteriormente la potenza e il valore e l'importanza di vivere nel Dharma, penso che sia una bella opportunità che questa sera abbiamo di fare insieme. Quindi inizio a leggervi dal mio libro, La conoscenza spirituale dello yoga, la definizione di Dharma. Possiamo definire il vero yoga classico, uno stile di vita completo. Chi pratica lo yoga correttamente impara a pensare, sentire e volere, comunicare, mangiare e agire in accordo alla filosofia eterna della vita, tramandata da migliaia di anni da saggi, da spiritualisti, da grandi maestri spirituali. E questa antica filosofia eterna della vita, in sanscrito, si chiama Sanatana Dharma. Ma che cos'è il Dharma? Ta-da! Il Dharma è la nostra vera natura, il legame naturale di collaborazione positiva con l'universo. Linguisticamente deriva dalla radice dr, che significa sostenere, costituire la base, sollevare. Il significato di Dharma indica dunque il senso dell'azione compiuta per servire debitamente il tutto di cui si è parte, dell'azione giusta eticamente in quanto favorisce il bene comune, dell'azione necessaria e adatta secondo la nostra natura più profonda in quanto funzione della nostra stessa esistenza. Come accade spesso con i profondi concetti vedici, l'idea di Dharma si applica a vari livelli, a seconda della consapevolezza dell'individuo, di cui possiamo dare di seguito un breve accenno. Secondo l'antica filosofia indiana, come si suddivide, come si può analizzare i vari livelli di coscienza con cui si vive nel Dharma. Il Dharma più immediato e visibile a livello di vita ordinaria quotidiana riguarda le attività dell'individuo, chiamate in sanscrito Svadharma, che letteralmente vuol dire dovere personale nella famiglia e nella società. Poi c'è il Varna Ashrama Dharma, cioè il sistema di doveri che si riferiscono al Varna, e cioè l'occupazione, il lavoro, l'occupazione sociale, la professione, il mestiere.
e all'ashrama, che sarebbe lo stato civile. Se sei celibe c'è un tipo di condotta, se sei coniugato c'è un altro tipo di condotta, se sei un asceta rinunciato c'è un altro tipo di condotta. Contrariamente a ciò che molti pensano, questo sistema di Varna e Ashrama non si basa, secondo l'antica filosofia indiana, sull'ereditarietà di nascita, chiamata Jati, ma bensì sulle tendenze e sui talenti naturali, che si chiamano in sanscrito Guna, e sull'effettiva occupazione che viene svolta, Karma. Quindi è molto interessante questo punto, poiché nell'antica filosofia indiana si andavano a vivere, a vedere le tendenze individuali di ogni persona e poi a sua volta si indirizzava quella persona a prendere una via rispetto a un'altra. Vi faccio un esempio. E nell'antica filosofia indiana c'era questa tradizione che nelle gurukula, che sono i luoghi in cui i bambini che diventeranno futuri maestri vengono istruiti dal maestro spirituale, questi bambini venivano portati dalle famiglie in queste gurukula e nelle gurukula il maestro metteva i bambini seduti e iniziava a ripetere in sanscrito dei mantra con un ritmo piuttosto veloce e quelli che riuscivano a ripetere rimanevano nel gurukula, altrimenti quelli che non riuscivano a ripetere quei mantra non venivano tenuti lì, perché qual era il significato di questa pratica? E che quando un bambino ascoltava i mantra e li ripeteva immediatamente, voleva dire che dalle vite precedenti era collegato con la comunicazione della conoscenza, con l'espressione della conoscenza spirituale e aveva già sentito quei mantra, quei suoni in una vita precedente. Quindi per quel bambino, siccome aveva una tendenza naturale verso la spiritualità, verso i Veda, le scritture, e metterlo in quella situazione era nella sua natura, nella sua dimensione, mentre invece chi non aveva questa tendenza naturale non veniva lasciato lì, perché non era la sua dimensione, quindi si cercava poi di aiutare quel bambino a dirigersi nella dimensione giusta. E così nella vita in generale, la funzione del maestro spirituale proprio è quella di aiutarti a bilanciare i guna e il karma. Ognuno di noi ha un suo karma e ha dei suoi guna. Guna sono le tendenze, le qualità. Il karma è il nostro conto in banca, diciamo, di causa-effetto, che hanno generato una serie di conseguenze che fanno sì che noi abbiamo un certo tipo di vita in questo momento rispetto ad altri. Quindi che cosa vuol dire? Che vi faccio un esempio. Magari il guna di qualcuno è essere re, però il karma è che appena diventa re muore subito, no? Per esempio, oppure il guna di una persona è quella di vivere in case lussuose, però non è mai il proprietario, no? Per quello è il suo karma. Il suo karma è quello di essere sempre ospite, però in case lussuose. Cioè, ognuno ha la sua tendenza naturale e ha il suo karma. E quindi questi due elementi da migliaia di anni nell'antica filosofia indiana vanno bilanciati e vanno rispettati anche e quindi ogni cambiamento che la persona vive nel suo risveglio spirituale è un cambiamento che si manifesta grazie a delle realizzazioni spirituali interiori, spontanee, che grazie a certe esperienze ognuno di noi può manifestare. E quindi è un processo naturale, spontaneo, facilitato dall'incontro con un maestro spirituale. Continuo a leggere.
Oltre ai doveri che riguardano la professione e le relazioni familiari, esistono altri dharma specifici. Per esempio, le regole cambiano in situazioni di emergenza o di crisi e ci sono doveri differenti per uomini e donne. A livello intermedio, il concetto di dharma corrisponde sul piano umano al concetto di ritu, che vuol dire in sanscrito legge cosmica, regola o ciclo, e indica la relazione di sostegno e servizio che l'essere umano ha il dovere di coltivare tramite le sue azioni nei riguardi della natura, della società umana, dell'universo, dei deva, degli esseri di luce, dei pianeti superiori. Compiendo le azioni definite dharmiche, l'essere umano sceglie di partecipare attivamente e consapevolmente alle funzioni divine di creazione, mantenimento e dissoluzione, compiendo il proprio dovere esattamente come i pianeti seguono la loro orbita, come il fuoco svolge la funzione di riscaldare e illuminare, come l'acqua svolge la funzione di bagnare e così via. Le regole che governano questi doveri cosmici vengono adattate a seconda di tempo, luogo e circostanza. Abbiamo così lo yuga dharma o attività spirituale specifica prescritta per una certa epoca della storia umana. In tali contesti, il concetto di dharma è strettamente collegato con il concetto di karma, azione. Karma vuol dire azione, in quanto il dovere si esprime con l'azione. Più approfonditamente, karma vuol dire causa-effetto, cioè ogni azione crea un effetto e questo meccanismo di causa ed effetto continuo è chiamato karma. A livello più profondo, il dharma con la D trascende le designazioni sociali e familiari che si riferiscono alle funzioni del corpo e della mente materiali e definisce la natura eterna e immutabile dell'Atman, lo spirito. Più volte ho spiegato nelle trasmissioni energetiche che ho fatto insieme a ognuno di voi che Atman è una parola in sanscrito con cui chiamiamo lo spirito eterno. Ognuno di noi è uno spirito eterno, quindi ognuno di noi in sanscrito è Atman. E che cosa vuol dire Atman? Se andiamo ad analizzare la parola, vedremo che Atman è la contrazione di due parole sanscrite. Una è a privativo, no? Quando l'a privativo si usa analcolico, atonale, e quindi la parola a privativo. Poi atman, tman viene da tama, che vuol dire buio. Quindi la parola atman viene da due parole sanscrite che vogliono dire non buio, quindi luce. In sanscrito spesso per descrivere cosa qualcosa è, la si descrive spiegando cosa quella cosa non è. Quindi per spiegare cos'è l'Atman, per spiegare cos'è lo spirito eterno, in sanscrito nella parola stessa Atman viene spiegato che è non buio, non oscurità. Quindi ognuno di noi è luce. Quindi il Dharma trascende le designazioni sociali e familiari e quindi materiali che si riferiscono alle funzioni del corpo e della mente materiali e definisce la natura eterna ed immutabile dell'Atman, lo spirito, il cui dovere, quindi il Dharma, consiste nel ritrovare la consapevolezza spirituale, eterna e fonte di perfetta felicità.
e metterla a servizio di tutta la grande manifestazione cosmica spirituale chiamata in sanscrito Sarvatman e Paramatman. Ecco quindi qual è la nostra funzione sul pianeta Terra a livello spirituale, ecco perché siamo qui in questo momento incarnati in un corpo umano. Secondo l'antica filosofia indiana, lo spirito ha il dovere spirituale di ritrovare la propria consapevolezza spirituale, che è la fonte eterna di felicità, e mettere al servizio questa consapevolezza di tutta la grande manifestazione cosmica spirituale. È bellissimo, no? E questa è la funzione che ognuno di noi ha: amarci, no? Quindi quando tu ti ami e inizi a imparare ad amarti, quello è il primo passo per ritrovare la tua consapevolezza spirituale. Quindi io mi amo, dopo che imparo ad amare me stesso, inizio ad amare gli altri, e nel frattempo, mentre mi amo e amo gli altri, mi lascio amare dall'universo, che a sua volta è al servizio di chi si lascia amare. Quindi è qualcosa di molto affascinante. Più noi entriamo in sintonia con la spiritualità cosmica, che è ovunque attraverso la nostra condotta naturale, e più iniziamo veramente a sentire il sostegno di forze cosmiche superiori a cui ognuno di noi si può mettere in contatto. Però così come per metterci in contatto con qualcuno abbiamo bisogno di fare un numero telefonico e farlo giusto, per metterci in contatto con qualcuno che è superiore, con un essere spirituale, uno o più esseri spirituali superiori, è importante il nostro numero di telefono, è la nostra condotta, è la nostra pratica spirituale, è il nostro stile di vita. Più il nostro stile di vita si eleva e diventa nobile, più entriamo in contatto con dimensioni della vita, dell'essere, delle relazioni superiore. Ed è un cammino bellissimo, il più bello che si possa fare, che dà un senso alla nostra vita al di là di effimeri piaceri temporanei che non ti lasciano poi nessun tipo di tesoro interiore. Quindi ecco che cos'è il Dharma. Lo yoga è quindi una cultura spirituale psicosomatica che comprende arte, terapia e scienza. Anticamente non c'era separazione fra questi tre aspetti. Solo negli ultimi secoli la cultura umana è andata specializzandosi sempre di più solo sul corpo, facendo così ha perso il contatto con la visione olistica spirito-mente-corpo della vita, che è alla base dello yoga. La parola sanscrita yoga, infatti, vuol dire unione armonica tra corpo, mente e spirito. Più volte ho parlato di Patanjali, più volte abbiamo citato gli Yoga Sutra di Patanjali, e Patanjali decine di secoli fa ha scritto questo testo sacro nello yoga che viene chiamato Yoga Sutra, in cui dà le basi dell'Ashtanga Yoga, delle otto fasi, gli otto stadi, gli otto passi dello yoga, e in modo molto preciso, puntuale, sintetico e allo stesso tempo molto profondo. E questo testo, che risale al 2000 avanti Cristo, nel corso dei secoli ha ispirato migliaia, milioni di ricercatori spirituali. E il primo sutra, no?
che questo testo è fatto da 196 sutra, 196. E sutra in sanscrito vuol dire letteralmente filo, quindi questo filo conduttore di insegnamenti spirituali che vengono inanellati come le perle in una collana, come le perle all'interno di un filo, e ci dà appunto la sostanza, l'essenza dello yoga. E il primo sutra di Patanjali insegna Atha Yoga Anushasanam. Atha significa ora, adesso. Lo yoga deriva dalla parola yuj, che significa unione armonica, e Anushasanam vuol dire pratica interiore. La traduzione letterale quindi è la seguente: è adesso, qui, la pratica interiore dell'unione armonica dello yoga. Cosa vuol dire questa frase? Come mai Patanjali decide di iniziare il suo libro Yoga Sutra con questa frase, Atha Yoga Anushasanam? Ogni parola di questa semplice affermazione iniziale deve essere compresa nel suo giusto significato, solo allora il messaggio può essere assorbito nella sua essenza. Gli yogi hanno sottolineato l'importanza del vivere consapevolmente nel qui ed ora, nel momento presente, che non ha i limiti di età, passato o futuro. Quindi ecco perché introduce lo yoga direttamente con la parola Atha, che significa ora, adesso, proprio per sottolineare l'importanza di vivere, di essere nel presente quando vuoi iniziare a praticare lo yoga. In questo intenso stato mentale di vivere il presente sta la soluzione, il potere della coscienza, la chiave per comprendere la realtà e il potere di essere veramente noi stessi, liberi dalle paure che possono venire dal passato o dall'ansia che può venire dal futuro, e liberi da condizionamenti esterni, ma semplicemente essere noi stessi. Nel presente c'è l'intero viaggio spirituale dentro noi stessi, quindi meglio noi impariamo a vivere il momento presente e meglio inizieremo a capire veramente che cos'è lo yoga. In sanscrito, adesso arriva una parte molto interessante che mi fa molto piacere approfondire con ognuno di noi, tratto da questo libro che ho scritto con molto amore, che si chiama La conoscenza spirituale dello yoga. È interessante notare che Anushasanam significa disciplina, pratica spirituale interiore, ma ancor più interessante è che la parola Anu, quindi l'inizio della parola Anushasanam, la piccola parola Anu, significa atomico, il più piccolo e sottile, come la natura di un atomo, invisibile ma potente. E Shasanam significa letteralmente governare, controllare. Quindi il concetto di disciplina nello yoga è un processo spiegato dal significato etimologico della parola stessa in sanscrito, in cui si impara a governare l'aspetto più sottile e più sconosciuto di se stessi, l'insieme della nostra anatomia fisica ed energetica, composta da particelle chiamate atomi. Infatti già nel secondo sutra di Patanjali ci spiega Yogash Chitta Vritti Niroda, lo yoga è il controllo delle onde mentali, delle vibrazioni delle onde mentali. Perché questo? Perché
ogni minima onda che noi trasmettiamo o che riceviamo va a plasmare, informare, influenzare gli atomi, le cellule di cui siamo composti. Ecco che qua viene fuori l'aspetto atomico dello yoga, che già migliaia di anni fa era cosciente del fatto che in ogni frammento, in ogni piccola parte, in ogni atomo, in ogni cellula c'è un'intelligenza spirituale, cosciente, con cui ognuno di noi può interagire. E quindi possiamo fare in modo di divinizzare, sacralizzare, di far venire fuori questo nettare divino da ogni nostra cellula. Ecco perché quando pratichiamo le varie posizioni dello yoga, chiamate asana in sanscrito, quando iniziamo a comprendere i vari aspetti mentali, e cioè l'importanza di vivere con una mente positiva, quindi pensieri ed emozioni positive, iniziamo proprio a sperimentare un cambiamento cellulare in noi che avviene, che è visibile, e più siamo disciplinati e quindi costanti e quindi lo facciamo diventare la nostra quotidianità, questo stile di vita, più gli effetti positivi dello yoga saranno evidenti in ogni nostra vibrazione, in ogni nostra opera, anche nelle cose che facciamo, nel modo in cui svolgiamo i nostri compiti quotidiani, dal cucinare al lavarci, a fare una commissione, a creare delle buone relazioni. È interessante anche notare che la parola cosmo vuol dire ordine. Infatti, non a caso, per le donne, quando si truccano, cosa usano? I cosmetici, cioè quegli strumenti, che viene da cosmo, che vuol dire ordine, quegli strumenti che servono per mettere ordine nel nostro viso, no? Quindi la parola cosmo vuol dire ordine. Chi vive in modo cosmico vive in modo ordinato, armonico. Questa è una grande realizzazione spirituale, è di grande importanza di vivere la nostra vita dando molto valore all'aspetto dell'ordine, dell'armonia, della disciplina, ma non vissute in senso punitivo, in senso militare, vissute in senso armonico, in un modo amorevole, come un atto d'amore verso noi stessi. Se ci svegliamo al mattino e la nostra casa è in ordine, ci sentiamo meglio. Se andiamo a cucinare e abbiamo una cucina in ordine, ci sentiamo meglio e riusciamo a preparare meglio il pasto che poi andremo a servire. Quindi è un atto d'amore, l'ordine è un atto d'amore, così come il cosmo è amore. E il fatto che nel cosmo ogni pianeta, come dicevamo prima, ha una sua funzione, ogni stella, ogni piccolo gas che viene tiene insieme le galassie, ogni minima parte del cosmo ha una sua funzione, ha un suo motivo di essere, è perché si tratta di un atto di amore, di un atto di armonia per il bene di tutta la comunità energetica, spirituale, di spiriti eterni incarnati e disincarnati. Quindi è proprio una realtà che è infinita, non ha confini. È qualcosa di molto affascinante. Lo scopo di questa disciplina pratica, che è alla base dell'antica scienza spirituale dello yoga, è quello di guidare consapevolmente le tendenze della mente nella giusta direzione spirituale, scelta dall'individuo, evitando quindi accuratamente confusione,
ambiguità e contraddizioni. In Occidente la parola disciplina può essere percepita negativamente come una forzatura, mentre invece l'antica filosofia indiana insegna che praticandola bene e immergendoci in essa scopriamo che la disciplina può essere una forza e un grande piacere. La parola disciplina deriva dal latino discere, che vuol dire imparare. Quindi, attraverso la disciplina spirituale, riusciamo ad imparare e a interiorizzare un nuovo modo saggio e olistico di vivere questa particolare esperienza umana nel mondo materiale. Wow! Che meraviglia! Quindi questo è il Dharma. Quante cose, quanti elementi sono venuti fuori da questo incontro di questa sera. Ora mi piacerebbe concludere questa bellissima puntata con un mantra cantato insieme a voi. Shine.
spiriti eterni, ringrazio ognuno di voi per essere stati con me anche questa sera. Vi ricordo che se volete il mio libro, La conoscenza spirituale dello yoga, se volete il mio CD, Vaikuntha Mantra, di cui vi ho parlato molto nelle dirette passate e sapete quanto consiglio quel CD, e oppure se desiderate qualcuno dei libri che leggo durante queste trasmissioni sacre, fatemi sapere scrivendomi a theacrudi@yahoo.it. Vi auguro una serena eternità e con gioia e con amore il viaggio continua. Om Shanti. 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 Grazie, cari spiriti eterni, cari spiriti liberi, amiamoci, facciamoci del bene e ci vediamo domani con Thea, ore 21, stiamo insieme con gioia e con amore.